Di questo nuovo episodio della serie di Osburgo, siamo in mezzo alla Super 4, ragazzi. Questo è l'ultimo episodio della serie dove finalmente capitolerà il Canada e dovremo fare il trattato finale per questa grande guerra, questa seconda guerra mondiale. Ecco qua, giusto in tempo, ho bloccato, madonna. Passiamo un po' di turni, adesso dobbiamo fare un bel po' di roba, Allora, questo, che cazzo? L'avevo dato io questo stato, sì. Mi pare, Xinjiang. No, non capisco, non importa. Comunque. Allora, questi, il Siam, è in fazione con il Giappone? Cerchiamo il Siam. Siam. No, il Siam non è in fazione con il Giappone. Quindi, direi che possiamo fare una annessione parziale giapponese. Direi qualcosa del genere. Poi, vedere se possiamo dare qualcosa a Cina. Non so come sia diviso qua. Ma non mi piace in realtà. Quindi diamo al Giappone, poi vedremo poi come dividere. E qualcosa al Xinjiang. Perfetto. Poi. Le Filippine. Le annettiamo. Poi annettiamo. Ah, sì, ho annettato giusto. Buonanotte. Annesso giusto. Poi qui annettiamo qua. Poi. Sì, questo li faremo poi fantoccio. Quindi faremo fantoccio tutta questa zona. Quindi la lasciamo indipendente. Che poi la facciamo fantoccio al Giappone. Un unico grande fantoccio australiano. Poi qui Germania. No, questa è la Norvegia. Scherzavo. Germania. Conquistiamo la Polonia. Poi qua, questa zona la diamo, direi, alla Norvegia, questa la diamo alla Germania, anzi, la diamo tutta a questa roba della Norvegia, va? Mi sembra un buon compromesso, quindi facciamo così. Questo dovrebbe avere uno stato abbastanza forte. Guardate che bello, dai. Poi. Passiamo alla nostra Italia. Poi ovviamente facciamo tutto, con calma. Allora, Svizzera. Poi, ovviamente tutto questo, ragazzi, perché se lo merita, ovviamente. La Grecia. La Turchia. Perfetto. Ma qui, visto che ho dato l'Italia, direi che possiamo anche prenderci tutto il resto. Poi andiamo avanti qui con le altre zone coloniali che aspettano ovviamente l'Italia per tutto ciò che ha fatto. Va bene. Facciamo così, questo possiamo darlo all'Italia anche. Bah, va bene così, dai. Poi. Dobbiamo fare. Allora. Possiamo estendere il nostro... direi di estendere il nostro dominio. Qua. Sembra un'ottima scelta. Anche qua, volendo. Perfetto. E poi qui facciamo il nostro grande fantoccio indiano. Quindi facciamo British Raj fantoccio. Perfetto. Poi andiamo qui il nostro fantoccio e diamogli queste province. Ottimo lavoro. Qui ce n'è un'altra da dare. Poi vedremo di aggiustare tutto poi col toolpack. Ovviamente tipo questo stato che non ha un cazzo di senso lo aggiusteremo col toolpack. Molto bene. Poi abbiamo qua da dare Malta all'Italia. Poi ovviamente
il Portogallo alla Spagna, se la troviamo, Spagna. C'è anche un'isola qua, la diamo. Perfetto. Poi ci facciamo un fantoccio sudafricano. Quindi Sudafrica, fantoccio. E se non avete capito, quello che sto cercando di ricreare è praticamente un, diciamo, se possiamo, potremmo considerarlo, un impero britannico però con Lussemburgo. E sembra che stia venendo bene. Vorrei avere delle divisioni maggiori, ma non le possiamo fare, quindi faremo così. Dove cazzo sta? Perfetto. Poi noi facciamo così. Perfetto. Poi queste zone le abbiamo, non so chi darle, vedremo poi di restituire col toolpack. Poi attenzione, qui diventa difficile la faccenda, eh? Allora questo lo prendiamo noi. Questo anche. Poi creiamo un fantoccio canadese. Sì. Poi al fantoccio canadese diamo l'Alaska. E al fantoccio canadese diamo anche questa parte degli Stati Uniti. Perfetto. Poi, dobbiamo dare una sfera sicuramente giapponese. Vorrei dividere in più parti gli Stati Uniti. In più fantocci, però non posso farla questa cosa, vero? No. Vorrei dividere in più fantocci, non posso farla questa cosa. Allora diamo questa parte al Giappone così. Poi. Continuiamo di qua. Dovremmo dare una sfera di influenza sicuramente alla Germania. Possiamo dare anche questo. No, va bene così. Anzi, poi cambiamo anche questi stati qua. E facciamo un altro fantoccio statunitense. Ah, si possono fare più fantocci, scusate. Che cazzo è? Vabbè, questo fantoccio statunitense. Gli diamo altri stati. Questa sarà la nostra potenza, ragazzi, la nostra forza. I nostri alleati. Oh Cristo, ho finito i punti. Com'è possibile? Avevo finito tutti i punti, maledizione. Quindi torniamo qua. Tegel State. Va bene. Poi qua faremo un altro fantoccio. Una parte dobbiamo darla sicuramente alla Germania. Quindi facciamo così. O forse meglio, facciamo così. Poi voglio vedere se riesco a creare un fantoccio io senza prendere tutto. No, non mi fa prendere tutto. Forse prima devo prendere una provincia. Allora diamo qualcosa tipo al Perù. Perù dov'è?
Però qui lo circonda, cazzo. Devo darle qualcos'altro. Dai, facciamo così. Andiamo a questa zona qua. Poi alla... vedere se posso fare. Cambiando qui. Puppet. Perché non me lo fa fare per forza tutti i fottuti stati? Per forza su tutti, ragazzi. Sarebbe bello se potessero fare due fantocci di due fazioni diverse. E io mi ricordo che una volta si potesse fare. Ora non so perché adesso non posso farlo. Sono quasi sicuro che si potesse fare. Beh, vorrà dire che... questa zona la diamo alla Germania. E qui il resto facciamo fantoccio noi. Che merda. Poi che altre zone ci sono da vedere? Ah, sono queste due province che rimangono. Quindi qui andiamo dall'Ungheria. Poi Romania. Poi cosa rimane? Queste, va bene. Irlanda rimane. Ah, Regno Unito, Irlanda, andiamo a vedere. Ah, tutta sta roba, minchia. Quindi, questa roba dovremmo prenderla noi. Così abbiamo il Benelux unito. Poi, vediamo di gestire qui il resto. E qui, qui purtroppo non possiamo fare molto. Cioè, nel senso, possiamo sicuramente fare un fantoccio irlandese. Io lo faccio, quindi... satellite. Ah, possiamo, qui possiamo fare un sacco di cose diversificate invece, guardate. Ma c'è, ah, c'è Irlanda di per sé, ecco. Fantoccio. Quindi Irlanda, dove sta? Perfetto. Poi, facciamo fantoccio qua. Cosa ci rimane? Portogallo, tutte queste isolette. La libera. Vabbè, l'annetto io. Tutto ciò che rimane. Tranne queste. Portogallo anche. Ora faccio don. E ora devo... ora lo regoliamo ovviamente. Che cazzo è successo? Manualmente. Allora, manualmente dovremmo regolare i nostri confini che erano. Allora. CTRL. No, ho fatto una cazzata. Come si fa? Clear max. Perfetto. Perfetto così. Qui diamo la Germania come avevo previsto. E questo è il nostro nuovo Lussemburgo. Qui abbiamo finito. Poi qui diamo alla Spagna. Spagna. Andiamo un po' più su. Qui diamo alla Francia. Questa è roba nostra, ragazzi. Molto bene. Questo lo prendo io. Questo è dell'Italia. Questo è dell'Italia. Questo è dell'Italia. Minimo, ragazzi. Poi, altro. Cos'è che dovevo vedere? Ah, potremmo fare così. Cazzo. Molto meglio, ragazzi. Guardate che roba. Dun 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 dun.
Poi andiamo un po' a vedere altro che possiamo modificare. Ah, questo. Ah, fa cagare. No, questo lo lasciamo così. Perfetto. Poi c'è il Giappone che ha dato questi stati di merda. Io non posso modificarli, ovviamente. Non avrebbe senso. Quindi, spostiamoci giù. E qui dovremmo fare annessione. Quindi annessione e annessione. Australia. E poi fare fantoccio. L'Australia al Giappone. Perfetto. Poi. Qui c'era da modificare, quindi facciamo così. Ah, questa roba l'ho data... Non è nemmeno data alla Germania. Data quel Reich commissariato di merda, quindi facciamo così. Avrei dovuto regolare, voluto regolare di più, ma non si può. Quindi qui facciamo così, e poi qua... Volevo modificare diversamente così. Molto brutto. Facciamo qualcosa del genere? Com'è? Fa cagare. È così allora. Beh. Ma... Che merda. Io voglio le cose lineari qui. Perché non c'è questa curva qua? Perché non posso farla? Oh, per il resto va bene. L'Islanda è un po' troppo indipendente per i miei gusti. Facciamo così. E poi regoliamo altri stati di fantoccio. Tipo Bulgaria, voglio farla fantoccio dell'Italia. Poi, ora qui voglio regolare i miei fantocci. Allora, cosa abbiamo poi? Brasile, America, Canada. Cazzo. Impero Britannico. E qui dovremmo averli fatti tutti. E li facciamo protettorati. Vediamo un po' se va. Si è bloccato. E in teoria dovremmo aver finito. Dovremmo aver finito. Sì. Loro sono ancora fantocci della Germania. Sì. Quindi ora non ci resta che... Ecco, voglio creare delle fazioni differenti. Quindi voglio... uscire... dalla fazione dell'asse. Prima forse è meglio che facciamo andare via. Facciamo spostare i miei uomini. Quindi i miei uomini li porto tutti qua. Tutti di qua. Poi, quindi facciamo andare un po' avanti il tempo in modo che ci spostiamo correttamente. Poi qui diamo altro a costruire. Possiamo mandare avanti infrastrutture al massimo. Anche un po' dei miei alleati, ovviamente. Abbiamo cantieri navali disponibili. Molto bene, li mettiamo a fare incrociatori leggeri. In realtà altri sommergibili e altri cacciatori bedinieri. Perfetto, abbiamo addirittura altre fabbriche. Ovviamente mettiamoci a produrre il più possibile. Perfetto. Ora aspettiamo che tutte le divisioni arrivino qua. E poi facciamo le fazioni nuove. Le nuove fazioni, ragazzi.
Dai, dai, su. Quanto ci vuole? Stanno spostando, stanno già uscendo qua. Quasi. Questo è perché, ad esempio, è rimasta ferma qua. No, stanno arrivando. Ottimo. Ottimo. Ci sono un sacco di divini giapponesi ferme. Dai. Boh, adesso penso che possiamo fare il cambio. Quindi, ragazzi, facciamo così. E facciamo politica. Qui, Lussemburgo esce dall'asse. Poi, Lussemburgo crea nuova fazione. Poi, Italia esce dall'asse. Italia, signori, crea nuova fazione. Vediamo un po' se va. Questa nuova fazione, ovviamente, mi ero scordato di levare la Spagna per poi farla entrare nella fazione dell'Italia. Mi sembra ovvio. È tutto qua? Sì. Direi di sì, ragazzi. Ecco il nuovo mondo, signori. Questo è il nuovo mondo che sarebbe bello poterlo utilizzare per una sfida finale più avanti. Magari far passare 10 anni in modo che tutti i paesi si stabilizzino e poi vedere cosa potrebbe accadere. Questo, ah, ho visto bene, era nella mia fazione. E vedere cosa potrebbe accadere con una ipotetica guerra. Sarebbe davvero molto bello, no? Fatemi sapere che ne pensate. Magari possiamo arrivare a 100 mi piace in questo episodio, questo ultimo episodio della serie, ragazzi, per continuare e fare questa guerra con questa nuova fazione che si è andata a creare. Ragazzi, siamo noi in Lussemburgo con tutta la zona del Benelux, più parte della Francia. E alleati con, ovviamente sono i nostri fantocci, il Regno Unito, l'Impero Britannico, che attualmente conta 315 navi, 0 divisioni, però ha 92 fabbriche militari, ragazzi, 22 cantieri navali, 76 fabbriche civili, quindi è ipoteticamente molto forte. Poi abbiamo l'Irlanda, che va bene solo lì simbolicamente per il suo nazionalismo. Poi abbiamo il Canada, che è rinforzato un sacco, 100 fabbriche militari, ragazzi, un Canada bestioso proprio, 47 civili, 22 cantieri navali, un po' di aerei, va bene. Poi abbiamo gli Stati Uniti, che sono anche molto forti, anche se sono stati ridotti davvero un sacco per via di questa guerra. A livello di divisione sono tutti messi male, ovviamente, perché sono stati sconfitti, però le divisioni le faranno, ovviamente, perché non so, magari faccio passare 10 anni, nel 57 o 58 riprendiamo, o 56, non so, riprendiamo la guerra. Poi abbiamo il Brasile, signori, abbiamo un Brasile con anche questo, 49 fabbriche militari e 41 civili, due purtroppo divisioni, ma comunque molto forte, e il Raj, che in realtà fa schifo, però semplicemente perché ha poca popolazione reclutabile, ma dovrebbe diventare molto forte in teoria. Se tipo rimuovessimo questa roba qua. Ah, dimenticavo la Russia. Ma la Russia è solo, è semplicemente una divisione tra me e la Germania, onde evitare conflitti vari. Che però ha 35 divisioni, quindi in poco tempo si può armare davvero bene. Quindi abbiamo qualche divisione esiliata. Puttana vacca. Perché? Ah, posso scappare però. Quindi non sono esiliati in realtà. Non sono esiliati. Boh, perfetto. Quindi, ragazzi, per questo episodio... Ah, mi ero dimenticato di far vedere loro. Ragazzi, Sudafrica fascista, nazionalista. Non è niente di che, però comunque è sempre una buona difesa per l'Africa. L'Italia ha creato il suo impero, ragazzi, come potete vedere. Guardate un po', la fazione d'Italia non è... Anche se ha meno membri, comunque non è per, niente, per nulla da escludere. Ha un sacco di divisioni e di conseguenza è molto forte. Non è da sottovalutare. E poi, allora, se dovessimo elencare le fazioni per forza, io metterei, asse, Giappone, Italia e noi. Quindi noi siamo svantaggiatissimi per adesso, ragazzi. Ma chi lo sa, magari potremmo vincere. Quindi, ragazzi, vi ricordo di mettere mi piace, arrivare a 100 mi piace se volete vedere la continuazione di questa serie con queste fazioni per vedere un po' chi vincerà. Oppure passeremo semplicemente a nuova serie. Dimmi nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo quindi di lasciare un commento dicendo tutto quello che volete, quel cazzo che volete su questa serie, come vi è parsa, se vi è piaciuta o meno. E ci vediamo presto in un prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video se vi è piaciuto. E ciao.